Con un blitz nel finale il Pineto espugna l'Angelini e ritrova la vittoria aggiudicandosi per 2-1 il derby contro il Chieti, una sconfitta che sta stretta ai teatini che dopo aver riacciuffato il pari tengono in mano il pallino del gioco nella ripresa per capitolare solo in pieno recupero. Nel Chieti rientra Aquilanti in difesa ma non c'è Pietrantonio influenzato, Lucarelli inserisce Berna a centrocampo dal primo minuto, Pomante deve rinunciare a Mesisca squalificato e fa debuttare in difesa dal primo minuto il classe 2004 Capaldo e ripropone il tridente d'attacco con Minnozzi, Cardella e Barlafante. Primo tempo equilibrato e giocato a ritmi non altissimi dalle due compagini. Dopo una prima fase di studio la gara si accende al 22esimo. Primo acuto di marca ospite, Pezzotti serve Minnozzi che da fuori fa partire la bella girata di poco a lato. Immediata la risposta teatina al 25esimo. Orlando dalla destra serve Fabrizi a centro area ma l'attaccante chiuso da Bosco non riesce a girarsi e l'occasione sfuma. Ancora Chieti al 26esimo, sempre Orlando fa partire una conclusione angolata che costringe Mercorelli a salvarsi in due tempi, quindi Fabrizi da fuori impegna ancora l'estremo pinetese un minuto più tardi. Ma gli ospiti non ci stanno e sfiorano il vantaggio in due occasioni. Al 36esimo percussione in area di Della Quercia dalla destra, si frappone con efficacia Fusco che anticipa in angolo. Occasionissima un minuto più tardi per Pezzotti che con un colpo di testa ravvicinato centra in pieno l'incrocio dei pali. E il preludio al vantaggio biancazzurro che si concretizza al 42esimo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Barlafante dal limite trova la coordinazione e insacca la girata sotto l'incrocio per l'1-0 in favore del Pineto con cui si va al riposo. Avvio di ripresa subito avvincente, dopo nemmeno un giro di lancette Pineto pericoloso con un diagonale di Pezzotti deviato da Fusco in corner. Sugli sviluppi dell'angolo l'estremo teatino esce però in maniera avventata, il colpo di testa di Minnozzi a porta vuota e il salvataggio di Aquilanti sulla linea a tenere a galla il Chieti. E sulla ripartenza i neroverdi di casa pareggiano i conti. Al secondo minuto Di Mino scarica il diagonale ad incrociare all'angolino e supera Mercorelli portando il risultato sull'1-1. Insiste la formazione di casa che al 17esimo va vicinissima al vantaggio. Punizione di Mele in area per Fabrizi e gran miracolo di Mercorelli che disinnesca da due passi e salva il Pineto. Dopo l'1-1 gli ospiti accusano il contraccolpo e spariscono dal campo. Il Chieti cresce e fa la partita senza tuttavia riuscire a concretizzare il possesso. Al 35esimo Susi mette in mezzo dalla destra per Verna che però chiuso non riesce a trovare il tapin vincente. Quando il pareggio sembra ormai cosa fatta nel finale, beffa per il Chieti che al 48esimo in pieno recupero incassa la rete del definitivo 1-2 per il Pineto che in contropiede sigla il gol della vittoria con Del Mastro che in area anticipa tutti e spedisce la sfera in fondo al sacco, regalando ai biancazzurri una vittoria di vitale importanza che mancava dallo scorso 7 novembre, 5-0 contro il Vasto Girardi. Sconfitta immeritata per il Chieti che soprattutto nel secondo tempo ha provato a fare la partita e che chiude il 2021 senza riuscire a sfatare il tabù dell'Angelini. L'appuntamento con la vittoria davanti al pubblico di casa è rimandato all'anno prossimo, ma mercoledì si torna subito in campo per l'ultima gara prima della sosta natalizia. Diciamo che la squadra oggi è stata una squadra viva, ha tenuto testa all'avversario per tutti i 90 minuti e poi alla fine insomma abbiamo perso, ma non possiamo non notare che oggi la prestazione c'è stata, la squadra ha giocato assolutamente bene, ha giocato alla pari col Pineto, anzi nel secondo tempo la partita la potevamo vincere, poi il calcio è così, se arrivi alla fine della partita che pareggi 1-1 l'avversario ti può mettere anche in difficoltà come è successo oggi nei minuti di recupero. Però va detta una cosa, che il portiere del Pineto ha tirato fuori una palla che era un gol praticamente, realizzando un grandissimo intervento e quindi va bene così, insomma lo sport capita che si vince, capita che si pareggia e che si perde, purtroppo all'Angelini le cose continuano ad andare in senso negativo, non lo so, sarà forse l'ambiente, che il campo che non porta particolarmente bene. Noi adesso stiamo ragionando su un riassetto generale della squadra, perché comunque la difesa avete visto che ha fatto bene anche oggi, e sono 4 partite che la difesa sta giocando benissimo con ragazzi del 2002, oggi è entrato Susi del 2003.
Quindi io non guarderei tanto la difesa come problema principale, perché anche Mariani oggi in difesa ha fatto un'ottima partita. Insomma, diciamo che credo che la squadra si debba rinforzare, però sapete, il mercato di dicembre è sempre molto complicato. Siamo attenti su profili chiaramente del livello di Orlando, che oggi avete visto insomma che partita ha fatto Luca, e quindi se dobbiamo rinforzare la squadra dobbiamo prendere dei profili che siano effettivamente che facciano innalzare il livello. Allora, ti dico che sinceramente il pareggio, come tu, era più giusto. C'è stato un primo tempo giocato alla pari, giocato a viso aperto tutte e due le squadre, abbiamo entrambe le squadre occasioni per fare gol. Poi noi sinceramente dopo l'1-1 loro siamo usciti fuori dal campo e non abbiamo giocato più a calcio e non abbiamo più difeso. Però penso che è di fronte a una squadra che, io l'ho detto pure al mister, è una squadra organizzata, una squadra che gioca benissimo a calcio, una delle migliori che ho incontrato in questo girone. Però c'è anche da dire che a noi serviva una vittoria, perché noi vedevamo da 6 partite dove meritavamo tutte e 6 le partite, forse in una un pareggio, ma nelle altre 5 dovevamo stravincere, perché dovevamo dominare le partite dove meritavamo di vincere. Però io l'ho detto, ragazzi, oggi serviva una partita sporca, una partita anche difensiva, perché noi l'obiettivo nostro non era né giocare bene né giocare male, ma era portare a casa 3 punti, perché oramai era 1 mese e mezzo che il Pineto non vinceva e ci è riuscito. Io ho detto ai ragazzi nello spogliatoio che per noi oggi inizia un nuovo campionato, adesso giustamente dobbiamo, è giusto anche festeggiare questa vittoria, perché è vero che non è stata meritata al 100%, però i ragazzi ci hanno creduto, hanno sofferto e fortunatamente abbiamo vinto.